Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube in questo nuovo video. Prima di iniziare vi volevo dire di andarvi a vedere i miei vecchi video se in caso ve li sareste persi e inoltre di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere aggiornati sui contenuti che usciranno a breve. Allora, volevo fare questo pronostico per quanto riguarda gli europei. Allora, per quanto riguarda l'Italia, secondo me arriviamo massima ai quarti di finale. Ho sentito anche quello che ha detto Mister Mancini e secondo lui possiamo anche arrivare al terzo barra quarto posto. Secondo me arrivare terzi sarebbe un miracolo perché ci sono squadre molto ma molto forti, però secondo me arriveremo ai quarti di finale, poi vedremo come andrà. Invece per quanto riguarda la squadra che vincerà l'Europeo, io ci vedo la Francia, perché veramente sono i favoriti, hanno già vinto il campionato del mondo e secondo me quest'anno vinceranno l'Europeo dopo quello perso in casa nel 2016 che aveva vinto il Portogallo. Secondo me quest'anno la Francia vincerà l'Europeo. Invece per quanto riguarda l'altra finalista, io ci metto l'Inghilterra, perché comunque è una squadra forte, la maggior parte dei giocatori provengono da squadre come City, Chelsea e United, che quest'anno sono le tre squadre inglesi che hanno fatto le finali europee. Lo United ha perso quella di Europa League contro il Villarreal ai rigori, mentre invece il City ha perso quella di Champions contro proprio il Chelsea. E secondo me quest'anno io l'Inghilterra la vedo tranquillamente in finale, ovviamente secondo me non vincerà perché c'è comunque la Francia che è la prima favorita. Però secondo me l'Inghilterra può arrivare a giocarsi la finale. Poi ovviamente c'è anche il Portogallo campione in carica, che secondo me quest'anno non vincerà, poi vediamo. Però secondo me, come già detto, vincerà la Francia. Poi ovviamente ci sono anche molte altre squadre forti che possono arrivare a giocarsi la finale. Ovviamente però questo lo vedremo nel corso della competizione. Allora, per adesso è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, come già detto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!